Buongiorno a tutti, io mi chiamo Matteo Bovetti, sono software developer presso Agile Lab. Quest'oggi vi racconterò un pochettino il prodotto che abbiamo costruito, che è un chatbot basato lavoro sulle transazioni dei conti correnti che i nostri clienti, che sono principalmente banche, ci hanno messo a disposizione. Abbiamo classificato tramite algoritmi di machine learning e un'architettura big data. Prima di iniziare volevo solo chiedere, c'è qualcuno che lavora in ambito bancario, in ambito assicurativo, smart insurance? Ok, perfetto. Allora, innanzitutto vi faccio una breve introduzione su Agile Lab, che cosa facciamo? Siamo una società con sede a Torino e Milano, operiamo in ambito big data principalmente. Vedete in alto abbiamo certificazioni di vario tipo, Databricks, Liveberry, Cloudera, DataStax e Confluent. Quindi, sotto vedete un bordo delle tecnologie che utilizziamo nei nostri progetti e tipicamente il nostro business è basato su quattro tipi di lavori che facciamo, ovvero progetti big data, quindi il cliente ci ingaggia, siamo un partner tecnologico, portiamo a casa il progetto big data, lo sviluppiamo, ci occupiamo dello sviluppo, del deploy, della formazione del nostro cliente e poi deliveriamo. Advisory Services, quindi andiamo a fare consulenza dove un team tecnologico effettivamente c'è già, però magari si occupa di altro, magari altre competenze, noi andiamo dentro e cerchiamo di aiutarli a imparare queste tecnologie e utilizzarle nei loro progetti. Poi ci occupiamo di training, quindi non accompagniamo il team nel progetto, ma semplicemente gli facciamo una formazione iniziale, okay? Quando il team ha le competenze corrette può affrontare il progetto Big Data tranquillità. E poi Analytics Outsourcing, abbiamo soprattutto banche in questo ambito che, non avendo loro un'architettura big data, perché non conoscono, non ci credono ancora, noi portiamo in casa i loro dati, noi abbiamo un cluster big data al nostro interno, alla nostra infrastruttura, loro ci chiedono gli indici, i KPI, gli analitici che gli interessano, noi li sviluppiamo, sviluppiamo anche modelli di machine learning e gli diamo i risultati ogni mese, ogni anno, su un set di dati, una tantum, quindi sostanzialmente, avendo i loro dati, noi forniamo i risultati che loro ci chiedono. Okay. Che cosa vediamo oggi? Moose, che è il nostro chatbot. Come vedete nella slide, Moose sostanzialmente è orientato in due separate ambiti, il B2C e il B2B. Il B2C sostanzialmente si affianca a quello che è il classico home banking che noi tutti usiamo, quindi la possibilità di accedere ad oggi su un'interfaccia web, fare bonifici, vedere il conto, vedere le proprie transazioni. Noi l'abbiamo reinventato utilizzando il chatbot, okay? Quindi usando un modello conversazionale e avendo appunto tramite il modello di conversazione fare richieste. E poi il B2B, che vi presenterò solo una roadmap col partner che ha adottato questa soluzione, col cliente, anzi, che ha adottato questa soluzione, lo stiamo sviluppando, stiamo vedendo che cosa fare. Virtual CFO non è una novità, viene fatto ad oggi con applicazioni classiche web dove si vedono i dati, si fanno indici, eccetera. Noi stiamo cercando con questo cliente di portarlo in maniera conversazionale all'interno del chat. Prima di iniziare vi faccio una breve carrellata sull'architettura, cioè come ci posizioniamo quando una banca decide di acquistare il nostro prodotto. Okay? Il chatbot è multicanale, quindi funziona su Skype, Facebook Messenger, Telegram o all'interno di un sistema di chat della banca. È costruito da un'applicazione che noi chiamiamo di front-end, che è basata su un framework di Microsoft Firebot, e utilizza un sistema che riconosce di Natural Language Understanding, cioè fornendo una frase, quella che noi scriviamo nella chat, fa un riconoscimento su questa frase e ci dice ad esempio se all'interno c'è un periodo di tempo, se ad esempio ci sta chiedendo se fare un bonifico, quindi riconosce quelli che sono gli intenti della persona che sta scrivendo. Poi passiamo invece alla parte all'interno della banca, quindi il bot deve fruire dei dati che vanno classificati o comunque vanno estratti da quello che è il normale lavoro che la banca fa sui dati, quindi noi andiamo a prendere e costruire quella che è chiamata un bot back-end, cioè un'applicazione all'interno della banca che alimenta quelle che sono le richieste che provengono dal chatbot. Vedete che ci sono due blocchi importantissimi oltre all'interno del rettangolo della banca,
quello del core banking e quello del big data. Chiaramente il nostro backend, quindi la parte di software che si integra con la banca, si può integrare direttamente con il core banking, quindi dal chat possiamo chiedere fammi un bonifico e lui fa la richiesta al core banking che vi risponderà. Oppure c'è una parte di big data, ovvero noi andiamo a prendere, a fare offload, adesso lo spiegherò bene, andiamo a prendere i dati, magari da un mainframe legacy o da un'applicazione vecchia, ci manca molto tempo, facciamo delle attività all'interno su questi dati, li classifichiamo e poi andiamo a fornire al chatbot in diversi modi. Infatti vedete che ci sono dei punti interrogativi su quella freccina che va dal backend al big data, in diversi modi, quindi come lo facciamo in real time, con altre API, quindi possiamo costruire un qualcosa che permetta di dare valore al chatbot e all'interrogazione dei dati. Vi spiego meglio che cosa significa la nuvoletta big data. Significa che partendo da destra, vedete che ovviamente ogni banca, ogni istituzione ha una parte di legacy app e di mainframe. Noi andiamo a estrarre i dati, tipicamente, questo è un lavoro che viene fatto molto, soprattutto perché i mainframe iniziano a essere molto costosi. Andiamo a fare un offload strategy, quindi andiamo a prendere i dati e tramite l'infrastruttura big data che costruiamo andiamo ad esempio a classificare quelle che possono essere le transazioni bancarie. Ad esempio uno in modo ricorrente va a acquistare su Amazon. Quando fa un acquisto su Amazon non è che tipicamente la banca non va a dire che quello è un acquisto su un e-commerce. Il nostro meccanismo di classificazione lo capisce, ok? Lo capisce applicando un modello di machine learning oppure applicando delle regole che abbiamo costruito apposta. Questo ci permette di avere una conoscenza su quelle che sono le attività che voi fate con la vostra carta di credito, con i vari strumenti finanziari della banca. Quindi, prendendo i dati dal mainframe della banca andiamo a fare applicare una machine learning engine e prepariamo i dati in modo che poi dal chatbot li possiate interrogare. La parte di machine learning engine come viene alimentata? Brevemente, entrano i dati, carta di credito, PagoBank, MAT, SCT, eccetera. C'è questo classificatore che lavora sugli NDG, che sono l'identificativo del conto. Questi NDG vengono marcati e analizzati. Dal chatbot c'è comunque un'ulteriore analisi, arrivano ulteriori dati che vengono a loro volta analizzati e tutto questo crea quell'ultimo cilindro che vedete, che è il Power Profile Output View, quindi un qualcosa che tutta la mole di dati legata agli NDC classificati, quindi riusciamo sia a capire se una transazione è ad esempio su un e-commerce, è in ambito vestiti, in ambito auto, eccetera, oppure riusciamo a capire se ad esempio la profilazione di quell'utente, quindi se è un single, se ha figli, se ha bisogno di un mutuo, ok. Tutto questo sfocia nel chatbot, come vedete nella slide precedente, e la parte di innovative apps. Quindi noi abbiamo costruito tutto quello che è la base dati che ci permette poi di fare smart conversation e andiamo con il multi-channel, quindi potenzialmente a seconda di dove la banca vuole approdare, andiamo a permettere di utilizzare il nostro prodotto Moose aggiungendolo come un contatto e iniziando a conversare. Ovviamente trattandosi di un ambito bancario ci occupiamo ovviamente di sicurezza, dove con questo cliente abbiamo già implementato quelli che sono i classici meccanismi di sicurezza, quindi il one time password e l'SMS PIN durante la conferma ad esempio dell'operazione. Ci stiamo muovendo sempre con lui in ambito biometrico, ad esempio segue un po' il mondo dei cellulari, ha visto che il Samsung S8 appena uscito a riconoscimento facciale, già bucato con solo la fotografia di un amico, però potenzialmente ci stiamo pensando, ci stiamo provando anche a vedere un pochettino quello che è il riconoscimento dell'impronta digitale come modello di autenticazione. Ad esempio so che Fineco sull'app bancaria puoi entrare con l'impronta digitale senza rimettere il PIN eccetera, poi all'SMS PIN per le conferme. Noi stiamo cercando di vedere come fare così questo genere. Insomma, ci focalizziamo un attimo su Moose e su come funziona effettivamente. Questi sono solamente i prerequisiti, diciamo, più tecnici, cioè di come prepariamo il dato per poi fruirlo, in questo caso con il chatbot, ma noi possiamo anche sviluppare delle web app o altri tipi di visualizzazioni. Nel caso specifico, una delle funzionalità è la spending analysis, quindi noi possiamo andare a chiedergli quanto ho speso ad esempio in questo mese, chiediamo di analizzare e lui ci risponde, ad esempio hai speso molto più in inventari, abbigliamento, avendo risparmiato in macchina, come ad esempio
L'altra cosa che è in grado di fare, che abbiamo implementato, è la Smart Conversation. Quindi sostanzialmente lui ci permette di analizzare e capire quali sono le attività più frequenti che facciamo al chatbot, cioè le cose che chiediamo più di frequente. Ad esempio, fare un bonifico a Francesca, probabilmente lo facciamo una volta al mese, perché magari Francesca è la nostra coinquilina e gli dobbiamo dei soldi mensilmente. Dopo un paio di bonifici il chatbot apprende questa cosa e ce lo propone lui in automatico. Un'altra cosa è la conversational interactivity, cioè la possibilità, cioè il Moose è stato costruito per in modo che catturi il contesto, ovvero io quando gli faccio una richiesta, fammi vedere quanto ho speso nel 2016, lui mi dà un totale, 8.756 euro. Quando io replico e gli dico me lo dividi per mese, lui ha un procedimento all'interno per cui il contesto viene mantenuto come se stessimo chiacchierando veramente con una persona, ok? Quindi sa che deve fare una suddivisione del totale che è stato chiesto precedentemente. In questo modo anche mille altre cose, quindi sulla spending analysis ad esempio è possibile chiedere iterativamente di spezzare la spesa in sottocategorie, lui finca categorie e potete iterare. Banking transaction, è possibile effettuare quelle che sono sostanzialmente le attività dispositive classiche che si fanno con una banca, ovvero il bonifico, la ricarica telefonica, il pagamento di F24, eccetera. Ad esempio qui c'è il caso di un bonifico, c'è la possibilità di chiedere, semplicemente specificando il nome, quindi lui poi dopo vi faccio vedere, ha una smart rubrica, recupera l'IBAN e sostanzialmente chiede solo l'importo e la causale, contattando il core banking, quindi quella transazione che vi ho fatto vedere poco fa, viene effettuato il bonifico realmente, che può essere o una prenotazione, ok, quindi poi magari lo riconfermate, eccetera, oppure veramente a disposizione, poi giorni dopo verrà effettuato. Smartbook è semplicemente la deduzione della rubrica che viene fatta considerando le vostre transazioni, quindi se avete un'azienda, fate bonifici ricorrenti tutti i mesi, banalmente col chat potete chiedere fai bonifico a Matteo Bovetti, vi fa il retrieve dell'IBAN e ce l'avete a disposizione, ok? Quindi la deduzione della rubrica. Lo spending forecasting, che è l'attività molto interessante, qui entra uso duro il machine learning, cioè andiamo a fare predizione su quelle che sono effettivamente le vostre spese future. Una persona, specialmente se non parliamo di business, ma anche una persona fisica, una persona normalissima, tutti i danni all'assicurazione, tutti i mesi magari al mutuo, tutti gli anni ha le spese condominiali, ogni trimestre le spese condominiali, lui se ne accorge. Okay? Abbiamo sviluppato semplicemente un modello di machine learning che permette di vedere mostra al chat quali sono le ricorrenze, lui in maniera proattiva vi può aiutare, oppure glielo potete chiedere. Cosa devo pagare questo mese? Ok, dopo che magari vi è entrato il bonifico dello stipendio, in questo modo potete procedere. Una brevissima carrellata al B2B. Allora, B2B nasce sostanzialmente da un lavoro che abbiamo fatto per una grossa banca italiana. Abbiamo sviluppato un virtual CFO non lato chatbot, ma lato web application, quindi è un prodotto della banca che vende ai suoi clienti. Dopo non posso dirvi la banca perché siamo sotto NDA, però l'esperienza che ci siamo costruiti ci ha permesso di capire quali sono effettivamente le esigenze, essendo anche noi azienda, lo capiamo, però quali sono effettivamente le esigenze di un'azienda, pagamenti ricorrenti, indici, capire magari indicatori sul cash flow, avvertire in modo proattivo quando il cash flow di un certo tipo, quando si rischia di andare settimane e settimane in negativo perché un fornitore non ha pagato, quali sono magari i fornitori che pagano meno, con più ritardo, ok? Tutte queste cose ci hanno portato a costruire questa roadmap. Stiamo cercando di costruire con il cliente pian piano quali possono essere le funzioni da portare su un chatbot. Io ve lo dico per esperienza, chi vi vuole vendere il chatbot per fare qualsiasi cosa, diffidate. Il chatbot è un modello conversazionale, quindi parlare con un automa, con un sistema, con un chatbot, significa ovviamente avere delle limitazioni, no? È un pochettino come portare una web app sul mobile. È tutto un design diverso, si possono fare comodamente certe cose, altre più difficili farle, ok? Sul chatbot è la stessa cosa.
essendo un modello a conversazione, bisogna fare molta attenzione a quello che si porta. E noi quindi abbiamo fatto sostanzialmente una cernita di quelle che sono le funzionalità che un prodotto finanziario che una banca eroga, complesso, con un certo costo, però ha senso avere anche all'interno di un chatbot. Abbiamo identificato queste tre categorie: Dynamic Alert, quindi tutti gli alert configurabili che ci indicano lo stato magari del nostro cash flow o comunque in maniera configurabile, quali sono, possono essere gli stati o i momenti complessi all'interno della gestione delle finanze di un'azienda. Data Detail, quindi la possibilità di effettuare su transazioni specifiche o su aggregati determinati in determinati periodi oppure per controparti, quindi andare semplicemente a fare un'analisi di quelle che sono i dati più specifici rispetto a quello che sta cercando. Ad esempio il bilancio, quanto abbiamo sul conto, perché andiamo in rosso, qual è la prospettiva di andare in rosso o di non andare durante una settimana, le deadline, quindi quando è che dobbiamo pagare un fornitore, se possiamo rimandarlo a fronte di altre spese improvvise, okay? E la gestione del debito e del credito in generale, che può essere anche quello delle carte specifico, ma in generale oppure dei flussi di cassa di debito e credito, okay? Sempre aggregati per periodo, eccetera, okay? Sono generali gli indicatori. Questi due modelli, quindi il B2C e il B2B, vanno a formare un prodotto che c'è, che è pronto e che sostanzialmente gli permette di lato banca di gestire tutte queste attività a fronte di un motore di classificazione però forte. Cioè il grande plus è avere il chatbot, perché la persona può conversare, quindi è un modo molto interessante di poter fare le cose. Ricordiamoci che a fronte c'è un enorme lavoro con un'architettura big data, con modelli di machine learning e con ingente classificazione di quelle che sono delle informazioni che di per sé sono molto grandi. Vi ringrazio molto, se avete domande. La domanda è, ovviamente, sulla sicurezza, grazie di avermela fatta. Ad esempio, se una banca utilizza Facebook Messenger, e le assicuro che è uno dei canali più utilizzati, perché chiunque ha Facebook, tanti hanno Skype, tutti hanno Facebook, infatti è stato uno dei primi. Allora, innanzitutto, come fa a fidarsi? Ovviamente, su Facebook non rimane nulla, ok? Cioè, Facebook non assorbe nulla. La comunicazione in HTTPS, quindi il protocollo sicuro, che è lo stesso a cui è soggetto l'home banking, quindi quando lei si collega ad esempio a una banca, dice tu utente password, il sito è protetto di HTTPS. Le operazioni, come le dicevo, sono confermate. Tutto quello che passa sul chatbot, oltre che appunto confermare le operazioni con il meccanismo che la banca prevede, il PIN, l'OTP, eccetera, tutto quello che passa sono comunque informazioni o che scadono, come è il caso del one time password, o comunque sono informazioni protette, end to end, cioè tutta la filiera è protetta. Cioè io scrivo sul chatbot e ho una connessione in HTTPS verso la mia applicazione in cloud, quella usa il servizio di Natural Language Understanding, che è anch'esso sicuro in HTTPS, okay? Soltanto lei può scrivere, chiaramente non è una chat multigruppo, ma è un punto punto, cioè lei utilizza Facebook Messenger con il chatbot specifico e c'è un modello che mantiene il dato soltanto tra lei e il chatbot, ok? Se vi andate sulle Frequency Answering Questions sul sito, tutti questi punti sono sciolti, ma ha fatto bene a chiedermelo, perché è proprio importante questo. Cioè tutto quello che vi chiede, quanto speso io ho investito, chiaramente non è un dato sensibile, il ritorno che le viene dato è comunque dato da una connessione sicura, atterra sulla sua cronologia, ok? Però a questo punto è un problema del PC, che non deve essere violato o cose di questo genere, però la comunicazione non è accessibile tramite Facebook, né da Facebook stesso né da altre persone, ok?